Il giorno dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti, che comunque andrà ratificata dal Consiglio federale in programma il prossimo 3 giugno, Chieti e Avezzano si leccano le ferite e provano a contrattaccare, considerando però che le speranze di conservare la Serie D sono davvero ridotte al lumicino. Durissimo il commento del presidente biancoverde Gianni Paris, che in serata attraverso i social ha espresso tutta la sua amarezza per il mesto ritorno in eccellenza. Squadra da 3 in pagella, ha detto tutte le domeniche. Sono contento che sia finito lo strazio di una squadra incapace di esprimere il minimo gioco. Li ringrazio per la retrocessione. Sono convinto che non mi capiterà più di incontrare giocatori impotenti e privi di verve. Non hanno avuto il coraggio nemmeno di chiedermi scusa per il disastro che hanno compiuto in questa stagione. Anche il Chieti proverà a salvare una categoria che aveva riconquistato giusto una stagione fa e il presidente Antonio Mergiotti ha già fatto sapere che la società neroverde presenterà ricorso. È una proposta che accogliamo con estremo disappunto, perché se sarà adottata dal Consiglio federale noi ci opporremo in tutti i modi possibili. Siete pronti ad andare nella giustizia sportiva o anche, come ha dichiarato il presidente d'Avezzano Paris, anche alla giustizia amministrativa, al TAR? Sì, sì, anche la giustizia amministrativa, in tutte le sedi possibili. Non ve l'aspettavate questa decisione del Consiglio direttivo? Non si può prendere una decisione del genere, non si può formulare una proposta del genere quando manca un quarto del campionato per concludere. Quindi è una cosa senza senso che va a distruggere il mondo dilettantistico. Quindi, noi li accogliamo con estremo disappunto e faremo di tutto per tutelare gli interessi di Chieti, della società e di tutti i tifosi. In tutto questo invece in Lega Pro la decisione di proseguire il campionato ha scatenato allenatori e giocatori difesi dalle rispettive associazioni di categoria per la possibilità riservata alle società di differire il pagamento di 2 mensilità mantenendo comunque il diritto di iscriversi al prossimo torneo. Siamo delusi e amareggiati, dice il presidente dell'Asso Allenatori Renzo Olivieri, per le linee guida approvate in sede di Consiglio federale circa le regole per le iscrizioni ai campionati professionistici. Norme che permetteranno ai club di pagare di fatto un solo mese netto di stipendio, da qui sino al termine delle competizioni agonistiche. Regole che non abbiamo votato insieme all'Asso Calciatori. Per le iscrizioni ai campionati 2021, infatti, se dovessero passare tali volontà, il controllo del puntuale pagamento degli stipendi netti di marzo, aprile e maggio 2020 si sposterà al mese di agosto, anziché a fine maggio, quello di giugno nel lontano ottobre. Molti club, poi, sembrano non intenzionati a riconoscere le prestazioni svolte durante il lockdown dai nostri allenatori e preparatori nei mesi di marzo e aprile e gli eventuali contenziosi che ne nasceranno saranno ostativi, secondo tali linee guida, per l'iscrizione ai prossimi campionati.